Allora, avete presente quando tornate da una corsa? Magari quando non correte da un po'. La prima corsa che fate dopo le vacanze estive. Ce l'avete presente la prima corsa che fate dopo le vacanze estive? Che avete ancora tutte. Avete la birra e tutto il resto ancora qua. Ecco, la sensazione, bene o male, è la medesima. Affaticato, molto affaticato dopo una partita che la Juventus poteva aprire più che chiudere, aprire già nel primo tempo. Ha avuto poche occasioni limpide, secondo me, la Juventus questa sera, perché ne ha avute tre con Chiesa nel primo tempo, una volta una palla che gli dà Milik su una bella imbucata, palla a terra dopo un tunnel all'avversario, tra l'altro, una delle poche giocate di Milik oltre al gol, una di Danilo. Quella che mi è piaciuta più di tutti, con Chiesa che tira fuori di sinistro, ma è stata una bella azione, una bella preparazione con tanti tocchi veloci al limite dell'area. Quella mi è piaciuta veramente tanto. E una che mi ha ricordato un po' il gol dell'1-1 di Federico Chiesa contro il Sassuolo, con Chiesa e Fagioli che si mettono in proprio e vanno a dialogare. Io devo essere onesto, avevo veramente paura stasera di non portare a casa i 3 punti. Mi aspettavo un pareggio. E quindi mi dico che il risultato non è che mi va bene, mi va benissimo in un momento del genere, perché ero veramente terrorizzato dall'aspetto psicologico della Juventus, che secondo me non ha fatto una partita fenomenale. Non ha fatto la partita che mi aspettavo che dovesse fare una squadra che voleva dare un segnale. E quindi forse anche per questo credo che la Juve andrà a mantenere questo standard di instabilità durante tutto il campionato. Perché una squadra che veramente vuole dimostrare che esce dalla crisi, stasera fa una partita diversa, fa una partita più convincente, che ripeto, secondo me non è la partita che abbiamo visto oggi. Poi la Juve non rischia niente, perché Lecce, davanti è stato davvero invisibile. Usiamo la parola che più si addice, invisibile. Però devo fare i complimenti a Lecce, perché se è vero che è stata una squadra che non ha mai creato problemi alla Juve, credo che siano anche la squadra che ci ha messo più voglia in assoluto che abbiamo affrontato quest'anno. E credo che il dato più interessante da leggere, adesso proverò a scovarlo, sia quello inerente alle seconde palle. Perché stasera veramente sulle seconde palle credo che ci siano arrivati sempre prima loro. Letteralmente sempre prima loro, e questo secondo me è una condizione fisica. Ma come vi dicevo anche nel video di oggi, secondo me Lecce è partito in questa Serie A in maniera importante proprio perché ha fatto una preparazione di un certo tipo. E infatti, Ramadani è stato una vera e propria spina nel fianco, aveva davvero su tutti i palloni. Però Lecce poi là davanti è stato poca roba. Anche se devo dire la verità, Almqvist, secondo me stanotte se lo sogna Cambiaso, perché poi nel secondo tempo che non siamo tornati in campo molto bene, non abbiamo fatto quello switch mentale per quanto mi riguarda, 2 o 3 volte che gli è andato via, e Almqvist è un cliente scomodo perché va in velocità, ma soprattutto Krstović sembra un centravanti vecchio stampo di quelli che tengono sul pallone e che soprattutto proteggono bene la palla, e che per diversi momenti della partita mi faceva pensare ecco, adesso la tengono su. Ecco, adesso guadagniamo metri, ecco, adesso magari facciamo il nostro solito errorino, ecco. La Juventus non rischia, anzi la Juventus rischia di andare in vantaggio appunto con Federico Chiesa nel primo tempo, ma crea troppe poche occasioni da gol, e poi c'è la sponda di Rabiot, perché secondo me più che gol di Rabiot, di Milik questa sera, il gol è di Rabiot, perché fa una sponda meravigliosa, una sponda che vale 3 punti, perché poi Milik deve soltanto metterci la zampone e buttarla dentro. Diciamo che è già il secondo gol di fila che facciamo, non di fila nel senso che quello di Chiesa, ma nella giornata successiva sul secondo palo, a metterla proprio lì, perché l'autogol di Vigna, quindi la palla che mette Chiesa per McKennie e la palla che mette Rabiot per Milik stasera, sono letteralmente la stessa palla. Quindi la sponda di Rabiot è meravigliosa. Andiamo a fare questo gol sugli sviluppi di
un calcio d'angolo che forse non era calcio d'angolo dalle immagini, ma come non ce n'era probabilmente uno per il Lecce prima, era una rimessa laterale, è stato dato calcio d'angolo. Ecco, qua voglio aprire una parentesi sulla gestione arbitrale, perché pensare che a Berardi non sia stato dato rosso l'altro giorno, ma che sia stato dato rosso al giocatore del Lecce questa sera, a maggior ragione dopo una partita che l'arbitro ha gestito in questo modo, in cui non ha fischiato della roba su Milik, su Kristovic, che ha usato un metro molto inglese, poi per dare quel secondo giallo lì. Io a volte mi domando che tipo di metri arbitrali vengano utilizzati, a maggior ragione se vado a vedere l'intervento di Berardi di qualche giorno fa. Cioè, mi sembra che ogni partita sia un mondo a sé, e addirittura che in ogni partita ci sia un mondo a sé dal punto di vista arbitrale. Però questa è una considerazione che volevo fare a piedi pagina. Non mi ricordo più neanche di cosa stavo parlando. Una Juventus chiesa dipendente, questo va sottolineato, evidenziato, messo lì davanti. Un Chiesa che rimane lì, tra l'altro. Io mi aspettavo che a un certo punto Allegri potesse cambiarlo. Addirittura io pensavo che potesse sostituire Chiesa per far entrare Vlahovic, invece è uscito Milik. Chiesa si vede che semplicemente sta troppo bene per essere sostituito, ed è l'anima offensiva della Juventus, è quel giocatore che lì davanti è in grado dal niente di crearti l'occasione. Poi io lo vedo star bene molto fisicamente. Là sul fondo nel secondo tempo a sinistra, dopo una palla di Kostic, ha fatto una sterzata che mi ha ricordato dei giocatori di primissimo livello. Cioè, Chiesa ha fatto una sterzata, ma perché sta bene? Cioè, adesso Chiesa sta proprio bene fisicamente, sta bene mentalmente, in un momento di fiducia, e quindi è comprensibile che lo stesso allenatore lo voglia tenere in campo il più possibile. Però dall'altra parte ci sono, secondo me, ancora un po' di problemi, secondo me questa sera anche mentali, che devono preoccupare la Juve, perché la Juve dopo il gol dell'1-0 stasera sembra quasi sbloccarsi, cioè inizia ad avere delle occasioni in più, inizia a muovere di più la palla, più velocemente, inizia anche ad avere un po' più di coraggio nella gestione del pallone. Nella prima parte di partita e anche prima del gol dell'1-0 io avevo visto ancora questo terrore della Juve nel muovere la palla, nel gestire la palla, anche solo nello staccarsi. E se devo trovare il più grande difetto alla partita di questa sera, perché credo che in un periodo in cui per forza di cose le prestazioni devono crescere per far arrivare dei risultati migliori, sia necessario guardare quelli che sono i difetti, a un certo punto ho proprio pensato: siamo tornati all'anno scorso. Ma già nel primo, già nel secondo, poi nel secondo e anche nel finale, visto una Juve che si schiacciava un po' troppo, ragazzi, visto una Juve che difficilmente andava ad uscire in pressing, l'abbiamo fatto decisamente poco oggi. Questa cosa da una parte mi rende contento, perché se quello è il nostro punto forte e non l'abbiamo fatto e comunque è arrivata una vittoria, molto bene. Dall'altra, la mia preoccupazione l'abbiamo accantonato in questo momento, perché siamo un po' in crisi e c'è quindi un po' di paura eccessiva, come abbiamo visto fino al gol dell'1-0, e quindi vogliamo rifugiarci in qualcosa di più sicuro che abbiamo già vissuto. Spero di no, perché questa era la 114esima partita da ritorno di Massimiliano Allegri in partita, in panchina per la Juventus, e la Juve ha preso 115 gol, quindi è comunque più di un gol a partita. La media dei gol fatti è intorno all'1.5, dovrebbe essere il 172esimo, vado a memoria, questa sera. Quindi voglio sperare che non sia quel passo indietro dal punto di vista mentale, ma semplicemente un passo indietro dettato dal fatto che abbiamo giocato 3 giorni fa, maggior ragione quest'anno che non siamo abituati a giocare una volta ogni 3 giorni. Ritrovarsi una partita, che comunque è una partita importante vista la classifica, con una squadra importante in questo momento, questo time stamp, vista la classifica, e con la proiezione già a Bergamo di domenica, su un'altra partita molto molto importante, che secondo me sarà più tosta di questa, perché diciamoci la verità, dal punto di vista della lotta, secondo me anche dal punto di vista del vigore, Lecce è stata una grande squadra. Poi dal punto di vista dei pericoli creati, sono stati pericoli soltanto sulla carta, quindi credo che questa sia stata una partita più facile del previsto per la Juventus, contro una squadra che comunque in campo ha messo tutto quello che poteva metterci. Poi
siccome sono venuti fuori dei limiti tecnici evidenti nei confronti anche dei giocatori della Juventus, che mi sembravano decisamente più forti, semplicemente, anche se loro hanno davvero messo in campo tutto quello che potevano. Con l'Atalanta, che non dico che ci sia lo stesso livello tecnico, però l'Atalanta sicuramente è una squadra consapevole e gagliarda, non so se basterà questo approccio, e spero che non sarà appunto questo approccio un po' più passivo che abbiamo visto rispetto alle prime uscite, dove invece secondo me c'era da assolutamente lodare questo nuovo atteggiamento della Juve. Quindi ancora una volta, come negli anni scorsi, mi viene da dire, io vedo questa squadra impaurita, vedo questa squadra quasi bloccata proprio dal punto di vista mentale da questo gol che non arriva un po' prima, e quando invece va in vantaggio si rende conto di essere più libera, più tranquilla, più sicura, e riesce a tirare fuori il suo potenziale. Arrivati all'inizio del terzo anno, dopo già 6 partite del terzo anno, da quando si è ricominciato a lavorare con lo stesso allenatore, dico, non so se la Juve riuscirà a fare questo scatto in avanti proprio dal punto di vista mentale. Possiamo soltanto osservare, sperare e guardare, però ho paura, e sempre più paura, che la Juventus vada a regredire e a tornare quella che è stata nelle ultime 2 stagioni in maniera totale. Spero che sia soltanto un pensiero dettato dal pessimismo anche e dalla paura di tornare indietro piuttosto che di andare avanti. Però voglio sapere anche la vostra qui sotto nei commenti. 3 punti non fondamentali, non importanti, di più. Quindi benissimo, io stasera sono contento, respiro e sorrido, perché questi 3 punti sono pesanti, sono importanti e sono decisivi. Perché non fare 3 punti questa sera sarebbe stato un mezzo disastro. Però sono anche consapevole che la prestazione di stasera non può essere la prestazione che devo offrire una squadra dopo la debacle dell'altro giorno, e non può essere la prestazione che andremo a offrire contro l'Atalanta. Quindi mi prendo i pro, mi prendo i contro, ma soprattutto mi prendo questi 3 punti.